E bella a tutti ragazzi, sono Gamer Joe e bentornati su un nuovo video di Pokémon Go! Sempre una marea di novità su questo gioco, bene così allenatori, e infatti settimana scorsa ho effettuato il Raid X di Deoxys. Deoxys che si presenta con la forma attacco. In precedenza invece abbiamo già catturato ben due Deoxys ragazzi in forma normale e ora questa sua forma attacco è già nei Raid X da tempo, però questa sua forma attacco dovrebbe rimanere nei Raid X fino a fine marzo allenatori. E settimana scorsa appunto quando ho effettuato questo Deoxys pioveva, era brutto tempo ragazzi e non mi sono portato dietro la telecamera. Però ho registrato il gameplay e ora andiamo a vederlo assieme. Partiamo con il gameplay. Come vedete, eccolo qua, Deoxys. In alto a destra verrà fuori che la palestra è una palestra Raid X. E quindi ragazzi, per chi magari non lo sa ancora, dovete puntare, dovete martellare un casino le palestre con quella insegna lì in alto, così da ricevere il ticket X, questo famoso ticket, almeno andrete a effettuare un Raid X, in questo caso Deoxys. Magari vi skipperò alcune parti, non avevo creato una squadra per andare a affrontare questo Pokémon, però vedete che eravamo abbastanza tanti, si fa questa forma attacco che in teoria dovrebbe essere addirittura quella più forte perché si concentra sull'attacco, si fa in due o addirittura anche da soli allenatori se avete dei Pokémon decenti. Ecco qui che sta per cominciare ragazzi, iniziamo la sfida contro questo Deoxys forma attacco. Ho voluto come primo Pokémon, vedete, schierare il mio bellissimo Groudon 100%. Vediamo come andrà a finire. Vedete che siamo dentro, cos'è, in 7, scende veramente che una bellezza ragazzi. Per fortuna avevo registrato il gameplay, vedete. Ora andiamo con Golem, neanche la metà dei secondi ragazzi e siamo già a metà, oltre la metà della sua vita. Vi ricordo che questa è la forma attacco di Deoxys. La vedete lì. Come ho già detto in precedenza, avevo già catturato due Deoxys in forma normale e uno, se mi ricordo bene, dopo semmai andiamo a vederli, era un 93% DV. Mi sembra che... E là, eccolo qua. L'abbiamo tirato giù, ragazzi. Vedete lì 233 secondi. Si fa che una bellezza se avete appunto i Pokémon ideali, super efficaci. Lo tirate giù senza nessuna fatica. Adesso ci sta dando tutte le ricompense come sempre. Ecco qua, 12 Premier Ball abbiamo ottenuto in più perché abbiamo anche dei compagni livello, degli amici livello 4 con 4 cuori e quindi ci dà delle ball in più. Vedete qua, stavo prendendo la mira. Era un 1407 punti lotta. Niente di che, ma dopo vi svelerò gli IV. Ecco qua come primo tiro, un eccellente. Due tocchi, solamente due tocchi. Andiamo ancora con la bacca dorata. Mettiamo il cerchietto piccolo. Così appena attacca ad andare a effettuare un eccellente, ragazzi. Questo qua è il trucchetto. Eccolo lì, vedete? Eccellente. Ho fatto anche una missione, effetto a due eccellenti di fila. Che adesso non mi ricordo chi di... Mi sembra che era Hitmonchan. Pokémon. Intanto l'ho catturato, vedete lì. Eccolo qua, il nostro Deoxys.
Come avete visto, ragazzi, l'ho catturato abbastanza subito. Adesso andiamo a vedere tutti e tre i Deoxys che ho in mio possesso. Siamo chiaramente sotto data di ritrovamento e iniziamo dal primo che avevo catturato. Vedete, era il 2 ottobre 2018, quando hanno inserito il primo Deoxys in forma normale. Questo qua da 1747 punti lotta. Non lo avevo valutato sicuramente perché era scarso, ragazzi. Passiamo quindi al secondo, voilà, eccolo qua, 1788 punti lotta, sempre catturato il 2 ottobre 2018, perché avevo messo il video nel canale, perché quel giorno lì, adesso non mi ricordo se era un mercoledì come in questo caso che abbiamo effettuato questo Deoxys, o addirittura un sabato, forse era un weekend, ragazzi, che appunto avevo ricevuto due ticket X. Uno ero riuscito a prenderlo io effettuando appunto, come detto, un ride normale in una determinata palestra X, e poi un mio amico mi ha invitato in un altro ride X, quindi quel giorno, capite, ho effettuato questi due ride di Deoxys e mi sono portato a casa questo bel Deoxys da 93% DV. E quindi passiamo al prossimo e ultimo, ragazzi, voilà, eccolo qua, 1407, questo qua appena catturato, vi è subito andato l'occhio sulla percentuale IV, immagino, e infatti è uno scarsissimo 78% IV. Vabbè, mi va bene così, almeno ho registrato la forma attacco anche nel Pokédex. Quindi abbiamo normale e attacco, ci mancano la velocità e la difesa, che molto probabilmente verranno messi in successione. E quindi, ricapitolando, ecco qua i miei tre Deoxys che ho attualmente. Speriamo di incrementare un attimino almeno quello attacco, in forma attacco, di trovarne uno, direi, sopra il 90%, così almeno abbiamo quello di della forma normale sopra il 90, come vedete lì 93, e almeno anche la forma attacco, anche se è abbastanza scarsino, ragazzi. È un bellissimo Pokémon Deoxys, però così così. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se li avete catturati anche voi, allenatori. E dopo il leggendario passiamo a un evento finito da poco, quello del Pokémon Day. Adesso andiamo a vedere, c'erano diverse novità. C'è stata l'introduzione di nuovi Shiny, ragazzi, e in più Pikachu e Eevee in questa forma, con questi fiorellini in testa, molto simpatici, molto carini. E adesso andiamo a vedere insieme le catture che ho fatto al Pokémon Day. Oltre questo bellissimo Pikachu, ne ho catturati diversi e li ho tenuti, almeno quelli buoni, ragazzi, per magari effettuare uno scambio per chi non è riuscito a catturarli. Quindi, oltre a questo, vediamo, ne ho catturato, vedete, un altro lì, 636 punti lotta, poi avevo trovato un Ralts. Avevo effettuato ancora dei ride di Latias, come vedete, ma purtroppo abbiamo trovato solamente uno shiny. Fa niente, mi va benissimo così, che almeno l'abbiamo trovato. Poi abbiamo, eccolo qua, Eevee. Eevee anche lui con i fiorellini in testa, eccolo qua. Molto bello anche lui. E infatti, come detto, per il Pokémon Day avevano rilasciato degli shiny, ragazzi, dei nuovi shiny. Ma quali sono? Quali erano? Erano ben 4, ragazzi, e chiaramente due di questi 4 erano Eevee e Pikachu. Così almeno da trovare Eevee e Pikachu shiny con questa coroncina di fiori in testa. Invece gli altri due, essendo il Pokémon Day, sono Pokémon molto vecchi, ragazzi, della generazione di Kanto. Ma non vi svelo ancora nulla, andiamo avanti con le nostre catture. Come detto, ne ho catturati diversi di questi Pikachu e Eevee con la loro coroncina di fiori in testa. Poi abbiamo ancora un Latias, arriviamo a Meltan, che era l'ultimo pacco disponibile per trovare Meltan Shiny, ragazzi. E per fortuna anche lì ho trovato un Meltan Shiny, quindi adesso ne abbiamo 4 su questo profilo principale. Invece sul secondario, allenatori, ho trovato anche lì, ho aperto due pacchi di Meltan, mi sembra, e ho trovato un 3-4 Meltan Shiny. Chiaramente sul profilo che non uso mai vado a trovarne quasi addirittura di più.
Quindi se qualcuno non è riuscito a trovarlo, così almeno potrò effettuare degli scambi o potrei addirittura mettermeli qua sul principale per, diciamo, avere un Meltan fortunato. Poi vediamo cosa avevo trovato dopo Meltan. Eccolo lì, sono riuscito a schiudere un Riolu, ragazzi. Poi avete visto chiaramente lì a sinistra, non me ne ero neanche accorto, ragazzi. Eccolo qua, Pikachu Shiny con la corona di fiori in testa, possiamo dire, con questi fiorellini in testa. Sono riuscito a trovarlo. Non ci credevo neanche io, perché di Pikachu sono contentissimo di aver trovato questo Pikachu Shiny di questo particolare evento. Possiamo dire che molto probabilmente non lo vedremo più, quindi siamo riusciti a registrare anche questa versione di Pikachu. Solamente 38% di V, però ci va benissimo così. Lo avevo messo anche un attimino come compagno, come vedete le mosse non cambiano da un Pikachu normale. Volevo almeno trovarne un secondo, così da fare la sua evoluzione in Raichu, così almeno da avere un Pikachu Shiny con i fiorellini e un Raichu, allenatori. Ma abbiamo trovato solo questo. Vediamo poi in futuro se andare a effettuare la sua evoluzione. E visto che siamo in ballo con gli Shiny, allenatori, al Pokémon Day, oltre che Eevee e Pikachu, come detto, hanno inserito in forma Shiny Rattata e Pidgey, questi due appunto Pokémon dell'oltretomba, possiamo dire, stravecchi. I Pokémon che peggio odiamo quasi quasi, che all'inizio del gioco nel 2016 trovavamo solo loro. Un attimino, andiamo in alto. Eccoli lì, ragazzi. Ho trovato ben tutti e due. Quindi mi mancava solamente Eevee, ma quasi quasi meglio così che non l'ho trovato, perché dovevo trovarne cos'è un 5-6 per andare a effettuare tutte le evoluzioni di Eevee, in più quelle che anche non sono ancora uscite. Quindi andiamo a vedere assieme questi due nuovi Shiny, ragazzi. Iniziamo da Pidgey, eccolo qua. Non cambia nulla della sua colorazione. Forse è un attimino più chiaro, possiamo dire, ma leggermente. Infatti quando l'ho trovato non me ne ero neanche accorto. Per fortuna che ci sono stati i brillantini. E poi chiaramente sopra al nome del Pokémon c'era il simbolo dello Shiny, insomma. Questo qua è il primo, il nostro Pidgey. Torniamo indietro e vediamo Rattata. Questo qua invece l'avevo valutato un 44% di V, come al solito. E si presenta, vedete, con questa colorazione, però con questo verde non mi convince tanto. È simile a Dragonite Shiny del Community Day. Però sono felice anche qua di aver trovato questa versione Shiny di Rattata. E anche queste qua, le mosse, niente di particolare. Dopo il nostro bellissimo topo, ragazzi, vediamo... Ah, mi sembra che non era ancora finito l'evento di Latias. Forse era perché appunto l'avevano prolungato e passava anche sopra il Pokémon Day. Visto che è durata una settimana, vedete, dopo ho catturato ancora diversi Eevee. Buoni non ne ho trovati. Forse è stato il migliore questo qua, da 84% di Eevee. Fa niente, non cambia molto da Eevee normale o Eevee con i fiori in testa. Per fortuna che in passato Eevee normale l'ho trovato al 100% di Eevee, quindi va benissimo così, ragazzi. Poi ho catturato, vedete, un Drafion. Ho trovato selvatico questo Drafion, l'ho catturato e aggiunto al Pokédex. Bene così. Dopo ho fatto, vedete, ancora degli altri Smeargle, che vi ho mostrato il sistema, il modo per catturarlo e aggiungerlo. Se non l'avete visto, vi lascio qui sopra nelle schede il video di come catturare Smeargle. Dopo il pittore, vediamo cosa abbiamo. Lì ho fatto qualche schiusa.
questo Cleffa, ragazzi, 98% di vita. Non poteva uscirmi shiny, che lo sto cercando di baby shiny, neanche uno, ragazzi. Spero che ne trovo uno abbastanza presto, perché continuo a schiudere praticamente solo uova da 7 km. Le altre uova non le sto prendendo neanche più. Poi abbiamo... Ah no, avevo trovato questo Eevee. No, invece è normale, quindi niente. Dal pacco, dalla ricerca sul campo, ho trovato questo OO. 70, scarsissimo, ragazzi. Ne ho di migliori invece, quelli che avevo catturato in passato quando era nei raid, quindi direi magari di aspettare anche l'evento delle doppie caramelle per andare a cancellarlo, o altrimenti se qualcuno lo vuole glielo cedo volentieri. Poi vediamo, ho trovato, eccolo qua, ancora Smeargle, 84%, forse l'avevate visto, e un bellissimo Larvitar Shiny. Abbiamo aggiunto questo Larvitar Shiny alla nostra collezione di Shiny. In passato, anche quando c'era il Community Day di questo Pokémon, ne avevo catturati, ma neanche tantissimo. Mi sembra forse 4 o 5, in cui avevo chiaramente fatto le evoluzioni in Tyranitar per andare a ottenere la mossa esclusiva. Mi sembra che era Abbattimento, ragazzi. Correggetemi se non è così. Dopo il nostro Larvitar Shiny, eccoli, pian piano, sempre più suspense, ragazzi, diciamo, ho effettuato un raid di Dialga. Eccolo qua il nostro Dialga da 2281 punti lotta, un 89% di V, lo dico così perché poteva andarci meglio. L'abbiamo trovato con Dragospiro e Metal Testa, almeno questo qua mi sembra che è stato il mio primo. Così dopo Palkia abbiamo aggiunto anche questo leggendario al Pokédex. Dopo ho effettuato ancora uno Smeargle e arriviamo a Makuhita. Ecco qua il secondo Makuhita Shiny che trovo. Almeno così possiamo effettuare la sua evoluzione, perché vi ripeto, sapete che io sono maniaco di queste cose degli Shiny, da tenere uno in forma base e andare a evolvere un altro shiny. In questo caso così almeno possiamo evolverlo. Dopo abbiamo, andiamo su piano perché ne ho di sorprese, un Magby, vedete lì un Pichu, come detto i baby shiny. Dopo lì a sinistra abbiamo un Krogunk da 89, ma ne avevo trovato un altro migliore che vedremo tra poco. Abbiamo qua un Murkrow da 67% di V shiny, e anche questo è stato il secondo Murkrow shiny che catturo, ragazzi. Una fortuna in queste settimane, diciamo, che continuo a trovare shiny. Però voglio shiny nuovi Niantic, non questi qua che già ho. Va benissimo, però vorrei qualcuno, un qualche shiny che ancora non ho catturato. E dopo l'uccellaccio Murkrow arriviamo a Deoxys. Il Deoxys che appunto vi ho mostrato prima nel gameplay del Raid X. Poi abbiamo Hitmonchan, che questo qua l'ho ottenuto solamente perché è un bel 93%, che si ottiene con quella missione effettuando due tiri eccellenti di fila. Quindi non prendetela, ragazzi, come missione. Abbiamo un Dialga che vedete la differenza tra quello in alto e quello in basso, l'ho trovato scarsissimo, anche questo di V mi va sempre che porco cane, l'ho trovato però almeno boostato, ragazzi, vedete è quasi sul 3000 punti lotta, questo Dialga molto buono, speriamo di trovarne ancora uno boostato dalla meteo e chiaramente trovarne uno con più percentuale IV. Dopo vediamo, ho fatto qualche schiusa, ho fatto l'evoluzione, vedete lì, Infernape al 93%, chiaramente da tirarlo su perché così non si può vedere. E dopo in alto avete visto, vedete, ho effettuato un raid di Raichu Alola, cercando, sperando di trovare il Raichu Alola Shiny, ma non è stato così. Vedete, il terzo mi sembra Makuhita Shiny. Quindi se qualcuno vuole, lo vuole, che non l'ha ancora trovato,
lo scambio volentieri con uno shiny che non possiedo. Dopo abbiamo un Chingling, ancora qualche schiusa avevo fatto, avevo trovato Execute 93% in qualche uovo, forse da 2 o 5 km, quelle poche uova che da 2 o 5 che vado a schiudere, perché come detto punto su quelle da 7. Dopo abbiamo Machop e qua infatti ragazzi è iniziato il nuovo evento di tipo lotta. Ecco qua, vedete, ho trovato un bellissimo Krogunk da 96% di IV, l'evoluzione di Toxicroak mi pare, ragazzi. Questi Pokémon ormai ho già smesso prima io di giocare a Pokémon per Game Boy o roba varia, quindi sto andando a conoscerli praticamente. Dopo vediamo effettuato uno Shinx, anche lì 0 shiny, sempre uno Smeargle. Ragazzi, ma che dire, che dire di Meditite e Murkrow, ne ho adesso cos'è, 4 mi sembra, 3 o 4 di questi Pokémon shiny. Meditite, questo qua almeno è buono perché l'ho trovato, vedete, 90% di V, che in precedenza quando era uscito mi sembra sempre l'evento tipo lotta in cui avevano rilasciato solamente Makuhita e Meditite in forma shiny, avevo trovato 2 o 3 Meditite e uno l'avevo già fatto evolvere in Medichamp shiny, però questo qua è molto buono ragazzi. E infatti vedete sotto nel fai evolvere che abbiamo Medichamp blu. Poi vedete lì un altro Murkrow da 53% di IV. Vediamo poi quale di questi, tutti questi Murkrow shiny che ho trovato, quale sarà uno dei migliori per andare a effettuare l'evoluzione con la pietra Sinnoh, vi ricordo. Poi ho trovato, vedete lì, un Empoleon da 96% di IV. Dopo cosa abbiamo? Arriviamo lì in alto. Anche lì vedete sotto, prima un Raichu in forma Alola, ma non in forma shiny. Dopo ho fatto qualche schiusa con Grimer Alola 91. Questo qua, iniziamo da questo ragazzi. È stato oggi, stamattina, ho effettuato le foto per andare a catturare uno Smeargle. Mi sembra che mi è uscito con Blastoise. E infatti le mosse sono state queste qua, di tipo acqua chiaramente. Pistola acqua e idrocannone, che se non sbaglio era la mossa esclusiva del Community Day di Squirtle. E infatti Smeargle è andato a ottenere la sua mossa caricata. Molto bene ragazzi. Ma arriviamo a lui. Ecco qua che vi presento ragazzi Mankey Shiny. Solamente 40% di V. Sono stufo di ripetere questi V ragazzi, perché con gli Shiny non mi va mai bene, a parte il Meditite di prima. Eccolo qua Mankey Shiny di questo evento di tipo lotta ragazzi. Quindi praticamente mi manca solamente Machop, che io sinceramente tra i due preferivo Machop. Anche Machop si presenta con questa colorazione sul verde, però volevo Machop per andare a effettuare le varie evoluzioni, perché chiaramente è un Pokémon più forte. Mi va bene ragazzi, perché l'ho trovato, ne ho aggiunto un altro shiny alla mia collezione. E invece voi allenatori, avete trovato qualche shiny negli ultimi giorni in qualche scorso evento? Scrivetemelo qui sotto nei commenti, che sono veramente curioso. E quindi dopo questi bellissimi Pokémon ragazzi, andiamo un attimo sotto cromatico, che vedete, questi qua sono stati gli ultimi Pokémon shiny che ho catturato. Abbiamo lì quelli che vi avevo già mostrato, la ricerca mirata di Clamper, Latias e i vari eventi. Dopo chiaramente Pokémon anche fuori dagli eventi. La tecnica che uso io ragazzi, perché in molti me l'avete chiesto, come trovare shiny fuori dagli eventi, e magari con, vi faccio l'esempio con questo Murkrow. La tecnica che uso io ragazzi per catturare Pokémon di questo tipo, o ad esempio se siamo a un Community Day come appunto Squirtle, Pikachu, Dratini, non dovete per forza catturarli tutti, ma prima del Community Day guardate una lista con i Pokémon con maggiori PL, così da andare a trovare il maggiore di percentuale IV, e come detto non dovete catturarli tutti.
Se volete chiaramente farmare caramelle di un determinato Pokémon, li catturate. O altrimenti, come faccio io ragazzi, apro e chiudo sempre su diversi Pokémon, così almeno se lo shiny è nei paraggi, chiaramente non scompare, non andate a perderlo, ma lo trovate lì, bam, subito. E continuate così, vi spostate, camminate quei 10-20 metri avanti, vi spawnano degli altri Pokémon e aprite e chiudete fin quando non vi esce lo shiny. E quindi ragazzi, dopo questa piccola istruzione di come trovare Pokémon shiny, in più vi ho mostrato, sono veramente contento di aver trovato questi Pokémon, quindi se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bellissimo like e ad iscrivervi al mio canale. Per oggi da Gamer Joe è tutto, ci vediamo nel prossimo video, ciao allenatori!